PNRR? Sai cos'è? Hai capito cos'è il PNRR? Non ho più pallida idea, guarda. L'hai sentito nominare comunque? No, per nulla. No. Quindi alzo proprio le mani. No. L'ha sentito nominare però. L'ho sentito nominare ma non so cosa sia. PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un acronimo sconosciuto a molti cittadini, ma che rappresenta il vero strumento di rilancio del nostro paese dopo i disastri provocati dalla pandemia che si è abbattuta sull'Italia dopo anni di crisi economica. Una cifra impressionante di miliardi provenienti dai fondi europei del Recovery Fund che a pioggia arriveranno attraverso il piano anche sui territori e che anche gli enti locali dovranno gestire. Non ha fiducia in questi assolutamente soldi? No, assolutamente no. Abbiamo visto in altre occasioni, è stata la stessa cosa, non si sa dove siano andati i soldi. Di finanziamenti ne abbiamo avuti, però in ultima analisi al cittadino cosa arriva? Chiacchiere. La Regione Toscana ha avviato un confronto con i sindaci e i presidenti di provincia e di recente anche con i parlamentari e sottosegretari eletti sul territorio. I comuni, anche in Versilia, hanno presentato i propri progetti da finanziare. Infrastrutture, luoghi da recuperare, servizi da potenziare, quartieri da rigenerare. Ma cosa si riuscirà davvero a fare entro la scadenza dei prossimi 5 anni? Una sfida per il futuro che è appena iniziata. Buonasera, bentrovati a Per Contro. Il tema, l'avete sentito, una sfida per il futuro, il PNRR, questo acronimo con il quale dobbiamo essere sempre più familiari. Cercheremo stasera di capire quali sono le opportunità che questi contributi in arrivo, questo piano, potrà portare sul nostro territorio della Toscana, e cercheremo anche di capire più da vicino sulla Versilia, sulla provincia di Lucca, quali occasioni ci possono essere nell'immediato futuro con una scadenza così ravvicinata, quella dei prossimi 5 anni. E lo facciamo, e ringrazio subito per la disponibilità. Ospite in collegamento con noi l'onorevole Deborah Bergamini, sottosegretario ai rapporti col Parlamento. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Grazie della disponibilità. E qua in studio con me intanto vado a salutare per Confindustria Toscana Nord, imprenditore e rappresentante della categoria delle costruzioni sul territorio, Stefano Varia. Buonasera, bentrovato. Buonasera. Grazie di essere con noi. A breve avremo con noi anche il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti. Questo perché è un tema assai complesso, ma come si intuiva anche dalla scheda di apertura, sarà necessario appunto il punto di vista delle imprese, delle attività produttive e poi degli enti locali che si troveranno protagonisti di questa grande sfida. Ma parto dal sottosegretario Bergamini. Intanto cercando di capire stasera, missione un po' difficile, no? Nel renderlo comprensibile, perché è un tema molto tecnico, ho sentito alcune voci raccolte per strada, c'è poca conoscenza, questo è inevitabile per il cittadino medio, è anche un po' di diffidenza. Prima di venire appunto a ciò che è emerso dal confronto, il primo confronto tra Regione e parlamentari di pochi giorni fa, che peraltro lei stessa aveva sollecitato nei mesi scorsi, vorrei con una grafica per rinfrescarci un po' la memoria, anche per chi ci segue, di quanti soldi stiamo parlando a livello nazionale. Con la grafica 1 sono i, per così dire, famosi 190 miliardi dal Recovery Fund, ai quali poi si aggiungono anche 30 miliardi di investimenti complementari statali, ecco, suddivisi in 6 missioni, lo vogliamo ricordare rapidamente. La maggiore a ricevere più risorse sarà la rivoluzione verde e transizione ecologica, la numero 1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, infrastrutture, mobilità sostenibile, si parla di investimenti sulle ferrovie in particolare, l'istruzione, la ricerca, la missione 4, e poi vedete a scalare inclusione e coesione, e poi la salute e dunque servizi sanitari. Questi sono le voci appunto alle quali sono destinate queste grandi risorse. Cerchiamo poi di capire sul territorio come si traduce tutto questo. Allora, sottosegretario Bergamini, si cercava una cabina di regia e sembra che ci siamo, con grande sforzo. Che metodo vi siete dati, ecco, diciamo così, a partire da sabato scorso, con la Regione, i parlamentari di tutti i colori politici tra l'altro, e poi con gli enti locali? Ma io credo che sabato sicuramente è stata una giornata molto importante, perché abbiamo provato sia a darci un metodo e abbiamo provato
a lavorare tutti assieme. La politica, lo sappiamo bene, è conflitto, è contrapposizione, è confronto fra schieramenti diversi, però il PNRR è un'occasione talmente ghiotta per il nostro paese e per le nostre regioni che o lavoriamo assieme oppure rischiamo di sprecarla, di perderla, o almeno di non fare in modo di prenderne tutto il meglio che ne possiamo prendere. Quindi avevo chiesto qualche mese fa al presidente della regione Toscana Giani di voler facilitare appunto un metodo di lavoro che ci vedesse tutti coinvolti, ognuno ovviamente con le sue prerogative. Sabato lo spirito della riunione che ha raccolto tutti i parlamentari eletti in Toscana, siamo 57, quindi siamo un importante numero di parlamentari, mi sembra che abbia mostrato uno spirito molto positivo, molto costruttivo e anche molto propositivo, perché tutti i parlamentari che hanno preso la parola hanno comunque dato dei suggerimenti, delle idee, degli spunti. Certo non è facile capire come funziona il PNRR, spesso non lo è neppure per chi fa politica. Perché? Perché è un piano che si è realizzato nei momenti più difficili della pandemia, in cui necessariamente gli stati, non solo l'Italia, che comunque ne è il primo fruitore a livello europeo, comunque tutti gli stati hanno dovuto con grande rapidità elaborare una progettualità, molto centralizzando le decisioni perché era una questione anche di tempi. E quindi diciamo in una prima fase questo PNRR è rimasto un po' estraneo tra virgolette anche a chi giocherà la parte del leone nella sua realizzazione, ovvero gli enti territoriali, gli enti locali, in primo luogo i comuni e poi anche le regioni. Sostanzialmente i numeri li avete già fatti vedere voi, nei prossimi anni arriveranno ingenti risorse per il nostro paese. Attenzione, dobbiamo ricordare che fatta 100 la torta che avete mostrato voi nella grafica, il 40% andrà alle regioni meridionali. Questo è stato un primo importante risultato, però dobbiamo sapere che per il centro e per il nord resta il 60%. Dobbiamo essere bravi, perché una larga parte di questi fondi verranno irrogati ai territori con la partecipazione a bandi. Bandi in cui bisogna presentare delle progettualità che per necessità devono essere attrattive, attraenti, ben scritte e quindi c'è una competizione di fatto. In questa competizione il mio auspicio, l'auspicio di tutti noi è che la Toscana possa fare la parte del leone, perché la Toscana può beneficiare massimamente da questa grande fetta di denaro che arriverà. Però bisogna presentare i progetti giusti, i comuni, spesso i nostri comuni, hanno le migliori volontà, le migliori intenzioni e le migliori progettualità, però occorre anche farsi aiutare, avere le capacità di preparare i bandi nel modo migliore. A proposito di numeri, lei ha parlato di circa 8 miliardi, giusto? Tra i fondi PNRR e anche altri investimenti. Sì, io ritengo che se noi siamo bravi, la Toscana può vedere da qui al 2027, non al 2026, ma al 2027 può vedere fra fondi del PNRR, fondi strutturali europei e bilancio ordinario della regione qualcosa come 8 miliardi di euro, quindi una cifra enorme che dobbiamo essere in grado di attrarre e che poi dobbiamo essere in grado di spendere bene. Io vedo un importante ruolo giocato dalla regione Toscana che può farsi anche supporto tecnico ai comuni che dovranno partecipare a questi bandi, può dare assistenza perché ha le capacità, le competenze, l'esperienza, le risorse. Sappiamo molto bene che c'è un tema grande di risorse per rendere il PNRR non un libro dei sogni ma un libro di realtà e quindi a questo proposito, lei lo ha citato in apertura, il governo ha individuato 1000 esperti che suddivisi nelle diverse regioni possano andare in aiuto degli enti territoriali e dare loro appunto supporto tecnico per essere competitivi. Inoltre il ministro Brunetta alla funzione pubblica sta lavorando per una misura che possa ulteriormente alleggerire i numerosi vincoli assunzionali che i comuni hanno, perché poi bisogna stare negli orizzonti di spesa, di controllo della spesa dei comuni, quindi ci sono dei vincoli importanti che rischiano di bloccare tutto e anche su questo il governo sta lavorando. In ultimo aggiungo, per non essere troppo lunga, che sarà il ministro Gelmini, ministro degli affari regionali, ad avere all'interno del proprio ministero un nucleo che nel decreto PNRR ora in esame in Parlamento è già stato individuato, un nucleo, una sorta di struttura di missione dedicata anch'essa a fare da coordinamento e supporto tecnico a tutti gli enti territoriali che hanno bisogno di essere aiutati.
Allora, vedo che è arrivato nei nostri studi Alberto Giovannetti, sindaco di Pietrasanta, tra pochi minuti lo accogliamo. Vado però da Stefano Varia, come imprenditore di questo quadro che ci ha presentato il sottosegretario Bergamini, qual è l'aspetto critico che dal mondo imprenditoriale vi sentite di sottolineare? Ma l'aspetto sarebbe solo positivo, perché dopo che veniamo da anni, dal 2019 abbiamo perso i finanziamenti per le opere pubbliche di oltre il 50% da parte dei governi che si sono succeduti. In Italia abbiamo calato gli investimenti per opere pubbliche di oltre il 50%, quindi questa è sicuramente un'occasione da non perdere. Sulla Toscana vedevo che per quanto riguarda la ripartizione delle risorse territoriali, alla Toscana va circa un 4% di quello che è il PNRR e corrisponde a circa poco meno di 1.978 di investimenti. E quindi è un'occasione ghiotta per tutto il territorio, per tutta la Toscana, e non la possiamo perdere, soltanto che per non perderla bisogna che il governo si renda conto di semplificare di qui alla fine dell'anno, porre in atto dei provvedimenti per semplificare le procedure. Perché dico questo? Perché nell'ultimo periodo, negli ultimi 5-6 anni, in Italia, con le procedure attuali dei lavori pubblici e la normativa attuale, riusciamo a spendere non più del 20% delle risorse stanziate. Per vari motivi, perché le normative che si sono succedute hanno fatto di tutto fuorché semplificare il mondo degli appalti, dalla progettazione all'esecuzione. E i tempi più grossi, più lunghi che vengono spesi sono proprio quelli prima, per arrivare alla gara d'appalto, prima dell'aggiudicazione. Quindi progettazione, procedure di gara, aggiudicazione, ricorsi, eccetera. Le attuali normative non permettono, e qui lo dichiaro senza nessuno maniera di essere smentito, non permetteranno di spendere tutti questi fondi, e questo sarà un grave danno per tutti. Quindi quello che chiedono le Confindustria, ANCE e gli imprenditori stessi è di far sì, tutti insieme, lavorando tutti insieme, per far sì che questo non avvenga, cioè che non ci infiliamo nelle procedure. La vita in una burocrazia lenta e farraginosa. A questo facciamo rispondere ovviamente sottosegretario Bergamini. Mi devo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria. Accogliamo tra poco in studio anche il sindaco Giovannetti, riprendiamo subito dopo e ripartiamo da Bergamini appunto sul tema che il governo ovviamente ha a cuore, che è quello della semplificazione e di come cercare di agevolare tutte queste procedure. Pochi istanti di pausa, ci vediamo tra pochissimo. Ben ritrovati di nuovo insieme. A Per Contro riprendiamo dunque sul PNRR la discussione di questa sera del tema della puntata. Vado a dare il benvenuto, intanto è arrivato nei nostri studi il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, ben trovato. Grazie di essere qua. Allora, in collegamento l'onorevole Deborah Bergamini, sottosegretario rapporti col Parlamento. Riprendiamo dalla discussione che abbiamo lasciato pochi istanti fa da Stefano Varia, dagli imprenditori insomma, che hanno lanciato appunto il monito sulla semplificazione, cercare di snellire la burocrazia, perché sappiamo, sottosegretario, che è una questione anche di tempi, un po' una corsa contro il tempo per arrivare a quelle scadenze che l'Europa ci ha dato. Quali sono le azioni che si possono mettere in campo allora? Dunque, intanto saluto affettuosamente il sindaco Giovannetti e benvenuto. È evidente che le grida di dolore del mondo imprenditoriale sono condivise da questo governo e sono comprese prima ancora che condivise. Ed è chiaro che questo paese sconta un problema di mancata semplificazione drammatico. Non voglio nascondermi dietro la realtà. Il governo che sostiene il Premier Draghi è un governo molto eterogeneo, perché ci sono forze politiche molto diverse tra loro, e quando si parla di semplificazioni, è capitato per esempio nel famoso decreto semplificazioni, che secondo me è stato già un primo passaggio molto importante per andare incontro alle richieste delle imprese, però quando si confrontano queste forze politiche così diverse sul tema della semplificazione, si confrontano due visioni.
Una che vede nei passaggi burocratici una sorta di garanzia rispetto alle infiltrazioni criminali, al rischio di crimini, al rischio di procedure d'appalto non regolari, eccetera, eccetera. E un'altra parte che invece ritiene che sia proprio la burocrazia che al proprio interno poi, come dire, costituisce la premessa per appesantimenti e anche magari per infiltrazioni criminali. Quindi sono davvero due visioni del mondo contrapposte e bisogna trovare una sintesi, perché questo governo è fatto di sintesi. Quindi lo dico perché sappiamo che non è un percorso semplice, ma sappiamo anche che è un percorso ineluttabile per noi quello di semplificare. Il decreto semplificazioni lo abbiamo fatto, il decreto PNRR che è all'esame delle Camere in queste settimane porterà con sé ulteriori semplificazioni, abbiamo fatto la delega per il processo penale, in questi giorni è all'esame del Parlamento la delega per il processo civile, ho ascoltato con attenzione il dottor Varia che su questo ovviamente ha spiegato molto bene quali siano le problematiche. Quindi sappiamo molto bene che realizzare, attuare il PNRR e tutte le sue potenzialità riguarda risorse umane che devono poterlo fare, riguarda una corsa contro il tempo e riguarda 63 riforme che noi dobbiamo fare, molte delle quali toccano proprio il tema annoso della semplificazione burocratica. Le stiamo facendo anche perché siamo strettamente monitorati e se non facciamo le riforme non ci verranno date le tranche di denaro che possiamo ottenere. Per il momento ci stiamo muovendo nei tempi e nella direzione giusta, ma è ovvio che è un lavoro in progresso e avremo bisogno del contributo e dell'aiuto propositivo di tutti, a partire dai segmenti produttivi del Paese. Le faccio un'altra domanda e poi sento il sindaco Giovannetti. A proposito di tempistiche, appunto, vi siete dati ritorno indietro sull'incontro che riguarda la Toscana pochi giorni fa, alcune settimane prima di Natale per un nuovo incontro, poi anche diciamo, la roadmap è quella di 5-6 mesi per arrivare ad avere i primi bandi, quindi come ci si dovrà muovere a breve? Sì, è corretto, nel senso che i prossimi 5-6 mesi saranno quelli decisivi. Prima il dottor Vario ha parlato di quasi 2 miliardi di euro che arriveranno in dotazione alla Toscana. Quelli riguardano in gran parte i cosiddetti riparti, cioè denaro che viene ridistribuito proporzionalmente fra le regioni italiane. Poi ci sono i bandi, ecco perché dico se siamo bravi prenderemo tanti soldi, perché i bandi si partecipano, tutti i comuni partecipano, i migliori progetti vincono. Alcuni di questi bandi sono già usciti, per esempio un bando del Ministero delle Politiche Agricole che ha visto regioni che hanno presentato progetti molto forti come il Friuli, che se ne ha aggiudicati 21 di questi progetti, la Toscana ne ha presi 3, la Sicilia ne ha presi 0. Questo lo dico a scopo esemplificativo per far capire quanto è importante avere la progettualità giusta e le capacità giuste. Ne usciranno ancora nei prossimi mesi, quindi sarà un momento molto importante. Noi dovremo aiutare, ancora una volta lo dico perché questo è l'elemento di successo, i nostri comuni, i nostri enti territoriali, ad allearsi ovviamente con il mondo privato e a presentare i progetti nel modo migliore. Quindi noi, ecco il senso dei prossimi incontri, noi dovremo assolutamente essere di sostegno e di supporto a questa fase importante che è l'ultima fase ancora, chiamiamola, di progettualità del PNRR. Poi entriamo nell'attuazione inevitabilmente. Allora, vengo al sindaco Alberto Giovannetti, un comune piccolo, medio piccolo, insomma, come quello di Pietrasanta, che però insomma, si è sempre dimostrato dinamico negli investimenti storicamente, insomma, un comune diciamo così ricco può avere grosse difficoltà diciamo, nel gestire questa situazione. Cosa temete, che cosa serve a un comune come quello che lei amministra per avere gli strumenti adatti a gestire i progetti? I progetti, ecco, tutto adesso viene fatto in fretta, tutti corrono. Come il bonus 110, tutto in fretta, non c'è una programmazione a lungo termine, perché poi anche le imprese, le ditte, è difficile trovarle, quindi c'è tutta una complicazione, gli studi di progettazione, quindi bisognerebbe tutte le risorse, non ci deve essere un tempo limitato, ci deve essere la possibilità, perché i progetti vanno presentati, belli, importanti, e non bisogna mettere delle scadenze, degli ultimatum, perché un progetto bello e importante richiede tempo per la progettazione, un progetto che si fa in fretta e furia alla fine per ottenere risorse e poi dopo realizzarlo sul territorio trova mille difficoltà. Io oggi ho ritardato e saluto anche, approfitto per salutare l'onorevole Bergamini che ringrazio, sempre attenta alle questioni del nostro territorio. Io ero alla Rocca di Sala,
con la sovrintendenza, lo studio di progettazione, e gli tecnici del comune, un investimento importantissimo di riqualificazione di una rocca medievale. È chiaro che lì non è che possiamo in 20 giorni, in un mese presentare il progetto, c'è bisogno di mesi per rilievi, approfondimenti che già sono già stati dati come il via allo studio alcuni mesi fa, però sono progetti importanti che non si possono fare in pochi mesi. Sono progetti importanti e belli che riguardano poi il patrimonio, il nostro patrimonio culturale. Quindi poi abbiamo un progetto importante sull'ex campo, abbiamo fatto al Ministero 5 milioni, abbiamo fatto un progetto importantissimo che riqualifica tutta un'area che parte da Strettoia fino al centro. Allora, tra poco veniamo anche ai master plan che avete presentato come comune, chiaro. Ma se i tempi però sono quelli che l'Europa ci chiede di rispettare per avere queste risorse, c'è il personale per farlo? Però noi, il personale è sempre... Il personale si affidano all'esterno i progetti, all'interno non si riesce, già all'interno dobbiamo pensare a fare l'ordinaria amministrazione con i nostri tecnici, qualcosa riescono a fare, ma progetti così importanti hanno bisogno di ingegnerie, professionalità, architetti. Quindi questo tipo di aiuto che vi aspettate in sostanza. Torno dall'onorevole Bergamini. Noi vogliamo, i comuni si aspettano anche una rimodulazione e una riprogettazione della burocrazia. Questo è fondamentale. Già quello è più del PNRRR. Sarebbe già una grande vittoria. Quello sarebbe il massimo. Una grande vittoria, ci ha spiegato però appunto sulle semplificazioni, politico. Però torno dal sottosegretario Bergamini, appunto alla fine il sostegno principale che vi chiedono, come già sa ovviamente gli enti locali, risorse umane, professionisti, tecnici che riescano a smaltire questo lavoro. Parlava appunto di un migliaio di esperti, chiamiamoli così, che arrivano sul territorio. In Toscana, se non sbaglio, si parla di una cinquantina di persone, poi ecco, andando nel concreto, questa è una prima risposta, credo, ce ne saranno altre? Sì, come dicevo prima, intanto questi 1000 esperti, è vero, 53 sbarcheranno in Toscana e saranno a disposizione dei nostri enti territoriali per supportarli, e sarà già comunque una buona spinta e un buon aiuto. E poi ripeto, siamo al lavoro, il governo è al lavoro, perché siamo consapevoli che gli attuali vincoli assunzionali sono intollerabili, o meglio incompatibili con la realizzazione dei progetti del PNRR, quindi sappiamo molto bene che anche su questo dobbiamo dare un segnale concreto e in tempi molto rapidi. Come dicevo, abbiamo vincoli di tempo, vincoli di risorse e vincoli burocratici. Siamo attivi su tutti e tre i versanti. Voglio anche dire che il governo sta anche girando le regioni italiane con questi dialoghi per il PNRR Italia Domani, andando proprio ad incontrare gli enti territoriali. Ci va il sottosegretario Garofoli, sempre insieme a ministri di questo governo, proprio per spiegare le modalità, le funzionalità, le opportunità del PNRR, per mettersi direttamente in contatto con gli enti territoriali, perché credo che sia molto importante in questa fase includere e spiegare tutto quello che è possibile spiegare. Sappiamo che i tempi sono molto ristretti e quindi l'efficienza diventa necessaria a tutti i livelli, e quindi anche qui c'è un'apertura ulteriore del governo in questo senso. Voglio anche aggiungere una cosa a cui tengo molto, che riguarda il progetto bandiera, perché al di là dei bandi e al di là delle risorse che sono date a riparti, c'è poi un progetto bandiera che ogni regione può identificare e che negozierà direttamente con il governo. Nel nostro caso, mi pare, lo ha annunciato il presidente Giani, che il progetto bandiera della Toscana sarà l'erosione della costa, o meglio la lotta all'erosione della costa. Sì. Quindi un tema che ci riguarda direttamente, che sappiamo benissimo quanta preoccupazione, quanto disagio sta creando a tutto il nostro sistema produttivo e ricettivo, e quindi sono contenta, perché se così dovesse essere, questo sicuramente è un progetto bandiera che ci vedrà tutti coinvolti in modo positivo e che ci vedrà tutti lavorare assieme, e che sarà riqualificante, ma veramente in modo molto concreto, per le nostre coste. Ecco, in una intervista su questo tema il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia ha definito nobile questo obiettivo, ma populista. Lei è d'accordo oppure è l'obiettivo giusto?
Non so cosa si possa intendere per populista, nel senso è populista perché va incontro, io credo, a un'esigenza condivisa, condivisa da tutti, quindi in questo senso lo intendo come positivo. D'altra parte l'erosione delle nostre coste, i nostri sindaci lo sanno molto bene, è un tema che ricade su tutti i comparti della nostra economia, no? Quindi bene che si decida di investire risorse importanti per contrastarla, io credo che questo farà bene al nostro turismo, ai nostri porti, ai nostri concittadini naturalmente, quindi un progetto positivo. Torno da Stefano Vale, poi devo a breve salutare Bergamini perché il tempo a disposizione è limitato. Rapidamente, se da imprenditori vi aspettavate un tema bandiera diverso, un progetto diverso, e se sulla semplificazione, che è un po' il nocciolo della questione, insomma, che avete sottolineato, ecco, il quadro presentato da sottosegretario tranquillizza oppure no? Ma intanto il progetto bandiera è meritevole chiaramente di soddisfazione da parte di tutti, perché la costa non ha un colore politico, non ha altro, quindi la costa va salvaguardata in tutta la Toscana e le risorse non sono mai state sufficienti. Vediamo qui il porto di Viareggio, le vicissitudini che ha per fare l'escavo, vediamo per i dragaggi che si sono succeduti, che sono sempre stati insufficienti per lo stato di fatto e quello che meriterebbe il porto di Viareggio. Lo vediamo nell'erosione che va da Viareggio fino a Marina di Massa, che sta colpendo tutto il territorio e quindi questo è sicuramente meritevole. Ma ritorno sulla fattibilità. La fattibilità, non vorrei essere frainteso, non viene soltanto dalla efficienza delle imprese, ma dall'efficienza, e l'ho detto prima, prima ancora dall'efficienza degli enti pubblici e degli enti appaltanti. Quindi se gli enti appaltanti non hanno la struttura né la progettazione e non ce l'hanno, quello che diceva il sindaco Giovannetti è la verità. Gli uffici tecnici comunali sono stati svuotati in questi anni, come sono stati svuotati, sono state svuotate le imprese. Dovete sapere che attualmente, e ne avevamo già parlato, in Italia le imprese sono così strutturate. Il 62% delle imprese italiane hanno un dipendente, che è una cosa incredibile se uno ci pensa, il 33% da 2 a 9 addetti, il 3,7% da 10 a 49 e solo lo 0,3% rimanente oltre 50 dipendenti. Quindi in questi anni che abbiamo perso il 35% delle imprese perché sono sparite dal mercato, avremo anche la difficoltà di far crescere e di capire con quale imprese andiamo a fare tutti questi lavori, che è un tema che non affronta nessuno, ma io vi dico che sarà molto molto difficile che quel 62% che sono poco più di artigiani, con la burocrazia che c'è in Italia per fare impresa, crescano in poco tempo. Attenzione, se avessero un termine temporale superiore, tutte le imprese possono crescere assumendo personale e acquisendo anche le conoscenze e facendo esperienze, ma in così breve tempo è impossibile che il 62% delle imprese italiane che hanno un dipendente possano crescere per dare una mano a fare i lavori che ci saranno per il PNRR. Questo è un tema difficile, è un tema difficile come quello della progettazione. Si sono svuotati gli studi professionali perché non c'era più da progettare nulla. Dal 2019 ad oggi, anzi al 2020, non c'era più un'opera pubblica da progettare e quindi si sono svuotati gli uffici di progettazione, si sono svuotate le imprese e ora la difficoltà è in breve tempo rispondere a questo. Lo chiedo all'onorevole Bergamini, che poi ci deve lasciare, quindi immagino dovrà essere molto, molto rapida. È su questo, dice Varia, che si dovrebbe agire. Prego.
Ma certo, ma assolutamente. Dobbiamo, purtroppo il PNRR ci costringe, volenti o nolenti, a sciogliere tutti i nodi che abbiamo accumulato nei decenni precedenti, l'immobilismo che c'è stato, lasciamo perdere le responsabilità. E questa è una scossa. Noi abbiamo il compito di cercare di metterci in condizioni di raccoglierla. E io non so se sarà un percorso, nessuno lo sa se sarà un percorso lineare, anzi sono certa che non sarà un percorso lineare. Sono certa però che è una strada che ci aiuterà per forza ad affrettare certi percorsi, certi processi. Ho elencato prima le cose che sono state fatte, sembrano così, snocciolate così, sembrano poco, ma non sono state fatte nei decenni precedenti. E così dovremo andare, le abbiamo fatte in mesi, e così dovremo andare avanti. I frutti si vedranno ovviamente in modo non immediato. Voglio anche dire che adesso stiamo intervenendo sulla pressione fiscale, tra cui sul costo del lavoro. Anche questo è un altro elemento drammaticamente frenante per lo sviluppo delle nostre imprese, mi riferisco proprio ai numeri e alle proporzioni citate dal dottor Varia poco fa. Stiamo muovendoci su tanti fronti, su tanti versanti. È evidente che l'Italia di oggi non è più l'Italia del 2019 e l'Italia di oggi non sarà l'Italia del 2023 o 2024. È una corsa che dobbiamo fare tutti assieme. Non lo voglio dire in modo propagandistico, ma così è, di questo si tratta. Ecco perché, e torno all'origine, ci dobbiamo togliere la maglietta di appartenenza, toglierci le bandierine che siamo abituati ad agitare e fare un lavoro molto diverso. Io credo che il primo cambiamento che il PNRR ci impone è un cambiamento proprio culturale, un cambiamento di cultura, di modo di percepirci i cittadini di questa nazione. Quindi spero, vista la sfida che abbiamo, che saremo tutti in grado di portarla avanti nel modo migliore. Certamente i primi passi sono in questo senso. Questo e poi la salute è un po' una risposta anche, ha sentito le voci raccolte in apertura, del cittadino medio che si interroga e con non troppa fiducia guarda a tutti questi soldi in arrivo dall'Europa, diciamo. Beh, questi soldi arriveranno, 25 miliardi sono già arrivati, ma verranno spesi in opere e le opere non si vedono, non sono come l'uovo che si mangia la mattina, covato la sera, si vedono nel tempo. Quindi io la capisco questa diffidenza, capisco anche la sfiducia che c'è, perché oggi i problemi delle persone sono enormi e spesso si sentono lasciate sole. Però posso anche dire che se c'è un momento in cui non sono sole è questo, perché abbiamo le risorse e la volontà di riprogettare l'Italia. Ripeto, è una corsa collettiva, è un cammino collettivo e i frutti non si vedono oggi, anche se qualcuno si comincia già a vedere, basta pensare alla crescita del nostro PIL, ma si vedranno in un futuro non troppo lontano. Allora, devo salutare qua l'onorevole Deborah Bergamini, sottosegretario ai rapporti col Parlamento, che ci deve lasciare, intanto grazie del tempo che ci ha potuto dedicare. Grazie a voi. E buon lavoro, ci aggiorneremo, credo, perché insomma il tema è da seguire da vicino nei prossimi mesi. Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo qua in studio con i nostri ospiti per proseguire a parlare di opere sul nostro territorio, della Versilia e della provincia di Lucca. Tra poco. Ben ritrovati di nuovo insieme, per contro riprendiamo sul tema appunto delle risorse in arrivo dall'Europa, sul territorio toscano in particolare, con i nostri ospiti in studio. Vorrei intanto mostrare una grafica che è la numero 2, sono cifre che poco fa Varia ci aveva già anticipato, le rivediamo insieme, tra l'altro prese anche da un report di ANCE del mese scorso, ripubblicato dal Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la Toscana ci vediamo in 12ª posizione e i miliardi in arrivo, i milioni in arrivo sono 1.978, quindi quasi 2 miliardi, e vediamo appunto le risorse come poi sono state distribuite sulle altre regioni. Ora non abbiamo più con noi l'onorevole Bergamini, ma chiedo di nuovo a Varia se queste cifre, non ho capito se sono deludenti oppure se è una base buona da cui partire. E poi su ad esempio alcuni temi come le infrastrutture, lo chiedo a lei perché naturalmente è leader in questo settore da molti anni, le costruzioni, opere pubbliche, infrastrutture viarie in particolare che sono escluse da questo piano, se questa è un'occasione persa. Ma più che occasione persa, sicuramente la regione toscana aveva chiesto molto di più, ottenuto non molto sulle infrastrutture. Di infrastrutture vere e proprie nel PNR in Toscana, a parte voglio dire ciò che riguarda i porti, quindi Marina di Carrara, Livorno, Capraia, Piombino e Rio Marina, ma solo come potenziamento di porti, ma a livello infrastrutturale
c'è poco, diciamo, addirittura si sono dimenticati la Tirrenica, che era un elemento infrastrutturale importantissimo. È stata proprio esclusa, come ha detto il Presidente Gianni, per volontà anche parlamentare. Sì, quindi, diciamo, e la FIP lì, che è l'altra grande arteria che si attende di riqualificare. Quindi ci sono degli elementi legati al potenziamento, per esempio, alla riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, per esempio, in Toscana. In Toscana sono stati stanziati circa 13 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica. A Lucca ne arriveranno su la sistemazione di circa 4.000 alloggi diciamo di edilizia pubblica, arriveranno circa 7 milioni e mezzo di risorse, e questo sono già state suddivise in vari progetti in tutta la provincia di Lucca. Però di interventi infrastrutturali importanti il PNRR non ne prevede, quindi bisognerà poi che subentri qualcos'altro. C'è solo il potenziamento ferroviario, se parliamo di infrastrutture in Toscana. Per il resto di infrastrutture il PNRR non prevede niente. La linea ferroviaria, appunto, per esempio, Lucca-Pistoia, questa viene citata, peraltro insomma già si parla da tempo del suo potenziamento, insomma, con altri tipi di risorse. Le alternative le tocchiamo tra poco, vengo però, l'ha citato il sindaco Giovannetti poco fa, i progetti che i comuni hanno presentato qualche settimana fa, un po' tutti i comuni hanno presentato alla regione i cosiddetti master plan, i progetti da poter finanziare con le risorse del PNRR. Il comune di Pietrasanta, veniamo adesso a questa grafica, la numero 3, e vediamo quali sono i due progetti che sono stati pubblicati, che sono stati presentati. Il primo riguarda la via Francigena e avrebbe una copertura di circa 19 milioni, e l'altro invece una frazione particolare che è quella di Strettoia. Via Francigena è un progetto molto importante, poi ovviamente ora ce lo dice lei, sindaco, ma insomma sintetizzando, realizzazione della ciclo pedonale da Vallecchi al centro storico di Pietrasanta, con una rifunzionalizzazione di immobili molto importanti come l'ex ospedale Lucchesi, Palazzo Moroni in piazza Duomo, e questo raccoglierebbe la fetta maggiore dei finanziamenti. Poi un altro tassello importante, la frazione di Strettoia, 1,2 milioni, con il rifacimento di piazza Peric, che tra l'altro da tempo è tra le opere pubbliche prioritarie del comune, e piazza del Borgo. Insomma, abbiamo un po' sintetizzato, ma sono due progetti molto articolati. Ovviamente ci si chiede, il cittadino che ci ascolta, quanto sia realizzabile tutto questo. Questo dipende da chi poi va a esaminare i progetti, la fattibilità c'è del progetto, quindi sono progetti che possono essere portati avanti benissimo. Ne abbiamo anche altri, ne abbiamo presentati anche altri, abbiamo fatto anche domande in regione dal Presidente Gianni, quindi c'è un lavoro continuo che stiamo portando avanti. Questo è un progetto, naturalmente quello di Strettoia, Piazza del Borgo, Piazza Peric, poi la via Francigena fino al l'ex ospedale, Palazzo Moroni, sono progetti importantissimi che riqualificano e portano quelle politiche ambientali che tanto se ne parla, e quindi è giusto insomma anche prevedere nei progetti. Naturalmente non c'è solo quello, abbiamo il centro congressi, abbiamo l'auditorium, abbiamo il recupero della Rocca di Sala, cioè ne abbiamo diversi di progetti. Abbiamo tutto l'ampliamento del Sant'Agostino, anche lì sono circa 20 milioni, l'ex camp sono 20 milioni, la Rocca di Sala sono 25-30 milioni. Sono tutti progetti su cui stiamo lavorando in maniera importante, perché pensiamo che questi progetti poi non sono progetti che, fatta la strada, alla fine il pellegrino percorre giustamente tutta la via Francigena e va benissimo, ci sono dei percorsi ciclabili, va benissimo. Poi ci sono dei progetti che, oltre a essere utili economicamente dal punto di vista dei finanziamenti nel momento in cui il progetto parte, sono progetti che hanno poi nella vita una continuità e quindi sono portatrici d'acqua alle finanze comunali. Cioè non è che vivono così di sussidi, sono progetti ambiziosi, importanti, che creano volani di sviluppo
di ricchezza per la nostra realtà, quindi che è quella più importante, la cultura, la musica, l'arte, e quindi si vanno a sviluppare realizzando questi progetti importantissimi. Lei dice sono attrazioni turistiche. Un centro congressi in Versiglia non c'è, quindi noi andremo a realizzare un centro congressi nel cuore della città, completato di parcheggi, quindi progetti ambiziosi, un centro congressi di 1500 posti, un auditorium di 400 posti. Queste poi creano sviluppo negli anni, non è che è fine a se stesso il progetto. Questo progetto che ha citato sarà fattibile con o senza PNRR, secondo lei? Siamo andati in regione, siamo andati a Roma, noi ci stiamo adoperando per cercare poi PNRR, se è qualcos'altro va benissimo. Ci muoviamo, cerchiamo di trovare il filone d'oro. Certo non è facile. Le chiedo allora dei progetti che ci ha elencato, se ce ne sono alcuni su cui puntate di più, o meglio, se sono in uno stato di avanzamento tale per cui riescono ad andare più velocemente e quindi a raggiungere questo treno in corsa. Certo, diciamo così. Questi master plan, noi adesso anche con l'ex camp abbiamo fatto un bando col Ministero degli Interni di 5 milioni. Anche con Santa Costina abbiamo fatto un bando di circa 600.000 euro per la digitalizzazione. Quello che interessa alla città per crescere e svilupparsi ulteriormente, oltre al Museo Mitorai, su cui stiamo lavorando in maniera importante, sono l'ex camp, centro congressi, auditorium e lo sviluppo del centro del Sant'Agostino, del complesso culturale dedicato a Luigi Russo. Questo è il potenziale su cui puntiamo in modo importante, e sono progetti anche più alla portata di chi, insomma, noi speriamo sempre di trovare i contributi, la sostenibilità finanziaria attraverso bandi, contatti con la regione. Gianni, il presidente, si è espresso in maniera categorica, ha detto un progetto si finanzia. Speriamo che quale sarà, secondo lei, quale potrebbe essere? Egoisticamente penserei al centro congressi e auditorium, perché alla fine il centro culturale c'è, può essere ridimensionato, però c'è. Il centro congressi e l'auditorium non c'è, quindi quello sarebbe un arricchimento importante per il nostro territorio, per la Versiglia. Non solamente alle porte della città, comunque, no? All'interno del centro storico, con tanto di 300, circa 350 parcheggi, oltre a quello che c'è già, cioè, oltre a quello che già esiste. Quindi è un progetto bello, importante, ambizioso, ma quello sarà ulteriore crescita economica e rilancio a tutta la città, a tutto il territorio. Allora, mi devo fermare per l'ultima pausa pubblicitaria. Ripartiamo tra poco nell'ultima parte, parliamo ancora di opere pubbliche, riprendiamo sulle alternative per arrivare a quelle infrastrutture che dicevamo poco fa con Varia, sono praticamente escluse da questo piano, e poi approfitto anche della presenza del sindaco per fare il punto su altre opere che invece sono in corso proprio in questi mesi o dovrebbero esserlo di qui a breve. Ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Dunque, ritorniamo sul tema della viabilità e delle infrastrutture stradali sostanzialmente escluse da questo piano nazionale per i motivi che abbiamo detto poco fa. Varia ci stava dicendo che si dovrà trovare il modo per ottenere risorse, sbloccare certe grandi opere che il territorio aspetta in altri modi. Penso, ad esempio, abbiamo detto escluse la Tirrenica, la Fipilli, ma venendo più sul territorio della provincia di Lucca, della Versilia, non so, un'infrastruttura viaria alternativa all'Aurelia, insomma, si parla da decenni di una, chiamiamola variante, o comunque di una strada di collegamento direzione via Reggio Massa, insomma nord-sud. Lo chiedo a entrambi, insomma, sia per il settore imprenditoriale che come pubblica amministrazione, da che parte si potrebbe iniziare se il PNR non ci dà questa opportunità? Parto da Varia. Sicuramente dai fondi regionali, perché è tanto che si parla del completamento, per esempio, dell'asse di penetrazione del porto. Siamo a Viareggio, è un'opera di cui parliamo da 20 anni, sono stati fatti 2 lotti, ci siamo fermati e c'è stato un fermo anche diciamo dovuto a individuare il percorso finale. Ora, fortunatamente, questa amministrazione del Comune di Viareggio sembra che abbia dato
un'accelerazione alla risposta del completamento dell'asse di penetrazione del porto, che è sempre stata un'opera fondamentale per il turismo, ma anche per la cantieristica e per diciamo alleggerire tutto il traffico della Darsena da questo punto di vista. E che sentiamo parlare della variante Aurelia è da quando hanno costruito l'ospedale. L'ospedale aveva un vincolo, dice: potete costruire l'ospedale a condizione che si faccia la variante Aurelia. L'ospedale fra un po' diventa vecchio, a 20 anni, a 20 anni, e la variante Aurelia non se ne sente più parlare, a dire no, la verità, addirittura non se ne sente più parlare. Quindi è l'attuazione delle cose, e poi è sempre più difficile entrare sul territorio poi a riproporre delle opere tipo la variante di Massarosa, Piano del Quercione, e quindi la Pian del Quercione, o se vogliamo parlare della provincia di Lucca, qui siamo in Versilia, ma la variante Aurelia, l'asse di penetrazione del porto, e sono opere fondamentali che dovevano essere fatte 20 anni fa, e siamo sempre qui a parlarne, quindi non è che in 20 anni è diminuito il traffico, no? Quindi se ci voleva allora per alleggerire il traffico intorno all'ospedale, perché richiamava, secondo una cosa normale, no? Se tu fai un ospedale unico in Versilia e ci concentri, chiudendone altri 2 o 3 che sono stati chiusi, e ci concentri il traffico di tutto il territorio versiliese, dovevi pensare anche alla programmazione dello smaltimento del traffico che arriva all'ospedale e che ritorna dall'ospedale. Questo non è stato fatto, speriamo che qualcuno, però queste sono opere che dovrebbe prendersi in carico sicuramente la regione, perché i comuni non sono in grado con le proprie risorse di portare avanti queste opere che vanno programmate a livello regionale. Quindi l'unica è questa, perché ormai lo Stato ha investito nelle cose del PNRR, quindi bisogna bussare alla porta di Firenze. Bisogna sicuramente bussare alla porta regionale, oppure fare degli accordi con le concessionarie, quindi con SALT, diciamo, e con chi ha la concessione, che possa fare delle opere per il territorio ausiliarie al di compensazione, chiamiamola, con il territorio. Venga un'opera, però un'opera importante che riguarderà vicino il comune di Pietrasanta, anche proprio Varia, e che è in corso e che ci si aspetta appunto il completamento. Parlo di via Pisanica, ad esempio. Pietrasanta se ne è parlato per molto, ci siamo perché sono in corso il lavoro da un po' di mesi. Sì. Ecco, abbiamo anche alcune immagini per capire. Siamo a ridosso del casello autostradale, per l'appunto. Lo chiedo a entrambi, insomma, qua qual è la roadmap di qui a breve per arrivare al completamento sia del cavalca autostrada, che in realtà sostanzialmente è in dirittura d'arrivo, che il lotto finale, quello che deve portare dalla via di scorrimento all'Aurelia. Parto dal sindaco e poi torno da Varia, prego. Allora, credo, dalle ultime informazioni che mi sono state concesse, che si andrà alla fine di marzo, poi probabilmente sarà un ulteriore slittamento. Per quanto riguarda, volevo aggiungere, anche per quanto riguarda poi, noi stiamo, installeremo sulla rotonda di via Pisani, che è via Unità d'Italia, una bella scultura del nostro maestro Park Sun. Oltretutto stiamo dando il via a un bando insieme a SALT, insieme al Comune di Forte Marino, per la progettazione e la riqualificazione, un bando aperto rivolto agli architetti, ingegneri, eccetera, per quanto riguarda l'oliva al di fuori dell'uscita del casello. Oltretutto volevo aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda la variante Aurelia. Noi l'abbiamo prevista nel nuovo piano strutturale, nel nuovo piano operativo che stiamo portando in adozione, probabilmente entro Natale. E questo per dire che, insomma, ci teniamo e poniamo attenzione al territorio. Oltretutto, nei vari viaggi che abbiamo fatto a Firenze all'ANAS, nello scambio fra il dare e l'avere, c'è la via, la variante Pisanica, completamento fino all'Aurelia, poi c'è appunto la cessione all'ANAS del via Unità d'Italia, che dovrebbe essere l'alternativa, la variante Aurelia, e poi altre cose che, insomma, stiamo cercando. Quindi di ecco l'ultimo lotto di via Pisani che è vincolato a questo. La rotonda via Tremaiola e quant'altro. Per rispondere alla domanda, diciamo, l'ultimo lotto del completamento di via Pisani che è legato a questo. Insomma, sì, questo noi abbiamo questo accordo, abbiamo fatto questo accordo a Roma, al Ministero,
delle opere pubbliche per il nulla osta, se non tutto parzialmente, vediamo. E lì capiremo. Vediamo. La regia intanto ci ha proposto un po' di immagini, qui siamo qualche mese fa, il drone che ci ha portato sopra il cavalca autostrada che poi si è completato nel mese di maggio, almeno l'impalcatura. La domanda va a Stefano Vario, ovviamente, come imprenditore ed esecutore, a che punto siamo? Ma proprio questa mattina c'era la commissione di collaudo e i collaudatori che devono decidere sulla prova di carico del ponte, che è completato nella sua struttura sia metallica ma anche della sua sovrastruttura, quindi rimane da fare la prova di carico sul ponte, prima chiaramente di dargli il traffico, e rimangono solo delle opere accessorie e legate al posizionamento delle reti e dei giunti che dobbiamo fare insieme a Gaia, della tubazione dell'acquedotto, e quindi sono opere che, se ci permetteranno di fare la prova di carico entro la fine dell'anno, abbiamo programmato con la direzione lavori e i tempi per rifinire e dare il traffico perlomeno del lotto nostro, dovrebbe essere, come dice il sindaco, entro marzo che viene aperta al traffico tutta l'arteria, e tra l'altro abbiamo già cominciato, perché la SALT ha dato la sua disponibilità anche della sistemazione della rotonda su via Unità d'Italia, proprio per accogliere l'opera dell'artista, e quindi anche la SALT ha dato la disponibilità a modificare il progetto della rotonda per inserirci quest'opera. Quindi, diciamo, abbiamo già cominciato in questi giorni le lavorazioni dopo l'approvazione di SALT della modifica della struttura della rotonda. Quindi, diciamo, dovremo rispettare i tempi contrattuali. Allora, siamo quasi in chiusura, ma voglio tornare dal sindaco, visto che abbiamo parlato tanto di grandi progetti. Veniamo, li chiamo piccoli, ma non tanto piccoli progetti, perché insomma poi interessano alla vita cittadina di tutti. Su Pietrasanta abbiamo visto negli ultimi tempi tanti interventi, no? Parlo soprattutto di riqualificazioni di spazi pubblici, Piazza Carducci ad esempio, Piazza Statuto, di cui si è parlato molto, soprattutto per quello che riguarda la fontana di Girolamo Ciulla, l'annuncio anche della piazza principale di Marina di Pietrasanta. Le riporto, insomma, quanto dicono dall'opposizione, insomma, dalle minoranze politiche. Parlano di una gestione un po' confusionaria, perché si è visto partire Piazza Statuto con decisione e poi fermarsi, ancora non è ripartito il cantiere sostanzialmente, mancano alcune opere su Piazza Carducci, e su Piazza di Tonfano c'è stato uno stop della sovrintendenza. Possiamo fare un po' ordine, anche se certo, c'è poco tempo? Certo, assolutamente. Piazza, allora, Statuto, Piazza Statuto, i lavori sono ripartiti, quindi non è fermo niente e si completano. Verrà una bellissima opera, una bellissima riqualificazione. Piazza Carducci ugualmente, credo che possono esserci fatti alcuni accorgimenti. Abbiamo installato due opere, il motore di Miozzo e la scultura di Shepard. Quindi manca la famosa alberatura, però l'alberatura che abbiamo che avuto oggi in confronto con la sovrintendenza. Risolveremo anche questo aspetto di un unico albero. Insomma, mi sembra, in una piazza così bellissima, per conto mio sarebbe un cazzotto in un occhio. Però dovrete metterla. Vediamo, ma bisogna anche stare con i piedi per terra, ecco, non è che le cose. Però ci stiamo confrontando col sovrintendente, anche oggi abbiamo avuto uno scambio di opinioni, quindi ci stiamo lavorando. Poi, naturalmente, gli impianti sportivi, anche quelli sono in fase di. Abbiamo fatto il Pedonese, la Pronicia, stiamo facendo il campo d'atletica, sono milioni che abbiamo investito e continuiamo a investire, perché alcuni sono in fase di completamento, quindi sono tanti i lavori. Piazza Ora, 24 Maggio Tonfano, anno nuovo parte lo stadio nuovo, si sta portando avanti sulla Marina il progetto, e quindi di Piazza 24 Maggio, via Donizetti, Piazza Villa Parisisti, via Versilia, e poi siamo partiti con tutte le asfaltature, quindi c'è molto attivismo. Stiamo progettando anche la rotonda di via Tremaiola, la rotonda di Ponte Nuovo, Anno Nuovo partono i lavori, la rotonda di via Santini partono i lavori sia sull'Aurelia che sia in cima dove c'è sempre l'ingolfamento con via Nazario Sauro. Sono tante le cose che stiamo completando a Pietrasanta, abbiamo delle idee chiare, non abbiamo tentennamenti.
Quindi tentennamenti arrivano perché altri ci creano difficoltà, ma l'amministrazione ha le idee chiare, sta andando avanti in maniera seria, quindi ringrazio tutta la Giunta, tutto il Consiglio Comunale, perché veramente stiamo facendo un grandissimo lavoro. Poi stiamo lavorando anche alla realizzazione del Museo dell'Archivio Storico. Dopo 60 anni abbiamo trovato, partiranno la prossima settimana i lavori per alloggiare quell'archivio storico di cui forse è l'unico comune che ha un archivio storico così importante, bello e completo. E quindi poi faremo il museo, realizzeremo il museo dell'archivio storico. Nel municipio storico, di Piazza Matteotti. Devo chiudere però, visto che parla di musei, Museo Mitorai, su questo i tempi si sono allungati all'infinito. Non si sono allungati all'infinito, purtroppo sono accaduti dal 2016 ad oggi delle situazioni che hanno determinato degli stravolgimenti importanti. Ci sono stati ricorsi, tutta una serie di cambi di programma. Oggi, lunedì, do l'annuncio, lunedì alle ore 8 riprende il cantiere, quindi lunedì 29 novembre 2021 riparte il cantiere e quindi non si fermerà più fino a completamento dei lavori. Quindi l'inaugurazione è prevista per settembre 2022, quindi siamo in ritardo di 2 mesi. Quindi tutto questo, che poi sicuramente anticiperemo anche questi tempi. Vedremo allora, lunedì ci saremo. E quindi voglio ringraziare anche qua gli uffici, il nostro dirigente Valentina Maggi, che si sta adoperando veramente con tutta se stessa a far funzionare al meglio i nostri uffici. Allora, mi devo fermare, dobbiamo fermarci davvero qua. Ringrazio i nostri ospiti, il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, Stefano Varia, Confindustria, grazie per il suo prezioso contributo questa sera. Ringrazio i telespettatori per averci seguito e torniamo come sempre ogni mercoledì alle 21 su Noi TV. Buona serata. Buonasera.